Virtus contro Gymnastic, il derby di Fondi già da solo basterebbe a spiegare l'importanza di questa partita. Se poi ci aggiungiamo che sono le prime due della classe della Serie C2 e Girone C, allora è facile ipotizzare che sarà una partita davvero elettrizzante. Virtus Fondi contro Gymnastic Fondi dunque, ma vediamo com'è andata. Decine e decine di sportivi appassionati gremiscono e riempiono l'impianto del palazzetto dello sport di Fondi. Guardate come si presenta la tribuna di fronte alla nostra telecamera prima dell'inizio della partita, assolutamente stracolma. Ci saranno state almeno 500 persone in tutto il palazzetto dello sport per assistere a questa gara che non tradirà le aspettative. Anche sul campo ci sarà molto agonismo. Prima occasione capita sui piedi di Frenetti, bravissimo Papa, che però gli chiude lo specchio della porta. Comincia meglio la Virtus Fondi, che ha in mano il comando del gioco. C'è questa conclusione del set, il gol spettacolare, chapeau davvero per questo tacco sontuoso, sublime da parte di Frenetti, che porta in vantaggio la sua squadra. Dopo 4 minuti esulta giustamente il giocatore autore di questo gesto tecnico davvero spettacolare. Poi c'è la chance del pareggio sui piedi di Pestillo, servito da Corona. Il palo però gli nega la gioia del gol, dunque Gymnastic è fortunata, ma se ne va a questo punto campioni. Un'azione travolgente, ubriacante la sua, e poi è anche Caparbio perché riconquista palla, sulla destra se ne va e calcia di punta, un gol pazzesco da parte di Campioni, che ha percorso tutto il campo, in lungo e in largo, una saponetta imprendibile per tutti, e ha messo il pallone sotto l'incrocio laddove nessuno poteva arrivare, soprattutto il portiere della Gymnastic. Poi ancora Campioni, guardate, è imprendibile come una pallina di Mercurio, mette a ferro e fuoco la difesa della Gymnastic Fondi. C'è ancora questa occasione che viene sventata poi da Pappa, era Di Martino che si era presentato a tu per tu con il portiere della formazione maglia bianca. Finisce primo tempo 2-0, la Virtus Fondi dunque ha un doppio vantaggio da difendere. C'è subito questo infortunio che però capita per Simone Olleia, che viene che è costretto a uscire dal campo per questo fallo che aveva subito. Poi c'è Di Martino che se ne va sulla sinistra, azione anche per lui debordante, e la parata di Pappa, che tiene ancora appesa a un filo la sua squadra perché è sotto di 2 gol. Ma Campioni, guardate, spezza ancora una volta quell'equilibrio sottile che ancora regnava in questa partita. Guardate che azione, signori, se ne va in mezzo a due, nemmeno con la maglia tirata riescono a fermarlo, e c'è il gol del 3-0 da parte di Campioni, che ha ricordato il miglior UEA dei tempi d'oro con questa azione travolgente. Poi c'è ancora bruttissimo fallo da parte di Pannozzo, che merita l'espulsione diretta. Poi però viene Lauretti, che fa una stupidaggine con un'eccessiva vigoria fisica, a terra il giocatore numero 5, e viene castigata l'intenzione probabilmente di Lauretti di farsi giustizia da solo. Espulsione per lui, ed espulsione ancora più sacrosanta, la merita Pannozzo per questo brutto intervento che ha poco a che fare con lo sport. La partita si accende, evidentemente i giocatori della Gymnastic sentono la sconfitta ormai che si sta per concretizzare, e affiora forse un certo senso di frustrazione, anche se in situazioni di 3 contro 3 c'è questa occasione per Passannante, che è stato il migliore sicuramente della squadra della Gymnastic Fondi. Poi c'è questo cartellino giallo che viene estratto dal direttore di gara. Batte subito Resti, che realizza, ma il gioco è fermo e quindi l'esultanza dei giocatori della Virtus Fondi non è giustificata. Infatti è stato giusto annullare il gol. Poi c'è questa chance 1-2 con Passannante, che realizza, ben servito da Pestillo. Passannante dunque accorcia le distanze, porta la squadra della Gymnastic sul 3-1, ma c'è ormai poco tempo e la partita sta per terminare. C'è poi questo pallone conquistato dalla Virtus Fondi, fallo ancora bruttissimo, ancora c'è stato De Falco che ha fatto anche lui una sciocchezza calciando da dietro e meritandosi anche lui l'espulsione. Guardate l'allenatore della Gymnastic Fondi, Paluzzi, sembra disperato. Poi c'è questa chance che capita sui piedi di Martino, è l'ultima della partita, la partita che finisce dunque sul risultato di 3-1 per la Virtus Fondi, che grazie a questo successo consolida il primato in classifica, aggiungendo 3 punti alla sua graduatoria. Esulta tutta la squadra della Virtus Fondi e anche il pubblico presente sulla tribuna.